Sono già usciti gli spoiler di lunedì pomeriggio e il capitolo esce venerdì. Sono già usciti gli spoiler. Quindi voi direte: perché stai facendo questo video? Ho detto: vabbè, sono usciti gli spoiler. Sapete che faccio adesso? Faccio un video in cui li leggo e poi magari sotto nei commenti li commentiamo insieme. Vediamo un po' se ci piacciono. Iniziamo a ipotizzare qualcosa. Anche perché il capitolo esce appunto venerdì. Ci sono 4-5 giorni. Quindi c'è tempo per iniziare a parlarne. Per tutti quelli che comunque leggono gli spoiler. Ora. Il capitolo pare iniziare con Black Maria. Ci viene detto che Black Maria non ha alcun interesse nel cercare Yamato. E resta nelle vicinanze di Kaido. Quindi Black Maria, che abbiamo scoperto anche essere proprietaria, a quanto pare, di un bordello, no? Potrebbe essere interessata, chissà, magari è innamorata di Kaido. Potrebbe essere interessata a Kaido. Intanto Kanjuro batte Momonosuke. È probabile quindi che Momonosuke, col coltello che aveva trovato qualche capitolo fa, abbia provato a sconfiggere Kanjuro, e che non, e alla fine non ci è riuscito, no? Perché viene battuto. Kanjuro poi arriva di fronte a Orochi e Kaido, che sono ubriachi, e gli dice che il piano per fermare i Fodri Rossi è fallito, ma sembra essere ancora inconsapevole del fatto che l'alleanza pirati-samurai è giunta ad Onigashima. Kyoshiro, ovvero Denjiro, intanto incontra Sasaki. Sasaki pensa che Kyoshiro sia ancora un alleato e quindi Kyoshiro, che è molto intelligente, dice: oh cazzo, ora posso trarre vantaggio da questa cosa, no? Posso approfittarmene. Intanto Nekomamushi si mette in contatto con Law e gli altri Fodri Rossi che sono all'interno del sottomarino. Quindi i Fodri Rossi vengono a conoscenza del fatto che Nekomamushi è finalmente arrivato e speriamo di vedere anche un po' di più Marco e Izzo in questo capitolo, no? Speriamo di capirne qualcosa in più perché Marco ha accettato, secondo me non ce lo dirà, però ci speravo, vedremo, non si sa mai, non è detto che questi spoiler siano per forza di cose complete. Intanto Big Mom, e questa fa ridere ragazzi, fa molto ridere, Big Mom inizia ad inseguire Chopper e Usopp che si trovano all'interno del carrammato, quindi non c'era solo Chopper, c'era anche Usopp all'interno del carrammato. Quindi Big Mom praticamente è la migliore inseguitrice di One Piece, sta sempre ad inseguire qualcuno, dopo Whole Cake Island anche qui la troviamo ad inseguire. Chopper e Usopp col carrammato vanno nella direzione opposta a quella in cui sono andati gli alleati. Quindi è probabile, indirettamente, Chopper e Usopp, come spesso accade, potrebbero essere molto utili alla causa. Chissà, magari allontanano Big Mom dal luogo degli scontri. Bah, vedremo. Sono curioso di vedere questa scena. Intanto, e questa è l'ultima cosa che ci viene detta di questo capitolo, Uruti e Page One sono insieme. Lei chiede a lui di portarlo sulle spalle, ma lui rifiuta. Così lei lo morde alle spalle. Lui in qualche modo, che poi ragazzi c'è da vedere, lo morde, quindi non è che si trasforma per morderlo e vediamo qual è la trasformazione di Rudy. Questa cosa può essere curiosa. E comunque Page One rotola e si trova di fronte a Ruffy. Quindi in poche parole, i Topiroppo stanno iniziando ad entrare in contatto con l'alleanza. Sono scesi in campo, li aveva introdotti Oda qualche capitolo fa e ora sembrano entrare proprio in azione totalmente. Con l'altra volta abbiamo visto Whis-U che comunque non ha niente, non vuole immischiarsi con le faccende che riguardano la generazione peggiore, mentre Sasaki incontra Denjiro o Kyoshiro come volete chiamarlo e Ruffy incontra Urudi e Page One, addirittura due, chissà che cosa accadrà. E intanto notizia più bella che vi piacerà sicuramente. Neanche la settimana prossima è pausa, quindi andiamo spediti. Ragazzi, non voglio dire se si tratta dai spoiler, se si tratta di un capitolo bello o brutto, dico solo una piccola cosa. Il reverendo solitamente usa questa espressione. Secondo me questo è un capitolo saziante, nel senso che comunque non ci sono grandi rivelazioni, però che comunque quando lo leggi magari ti prende, perché succedono più cose. Naturalmente questa è una valutazione basata solo sugli spoiler. Speriamo che sia davvero saziante, anzi speriamo che possa essere ancor più che saziante. E ora non ci resta che attendere a venerdì. Vi ho fatto questo video per dirvi degli spoiler. Ci vediamo poi domani sera con il testa a testa su Twitch e Facebook. Ciao ragazzi.